Arturo andò nella splendida piazza Umberto I di Uzzano Castello. L'opera in tre atti, lasciata incompiuta da Giacomo Puccini, è andata in scena con la regia di Katia Ricciarelli. Una Turandot fatta di tutti i giovani, quindi giovani talenti. Sono venuti moltissimi di loro dalla Cina, dalla Corea, e quindi abbiamo fatto veramente una cosa molto ma molto bella, la scenografia, come ben vedete. Quest'anno la rappresentazione pucciniana a Uzzano Castello ha rivestito un'importanza ancora maggiore nel centenario della morte di Giacomo Puccini. Altre opere come appunto la Bohème mettono in risalto la freschezza, la brillantezza di Puccini, seppur con una carica anche in Bohème di drammaticità estrema. Turandot segna anche un punto di svolta nel linguaggio armonico, nella concezione dell'opera, nello snellimento, nel continuo snellimento della lunghezza delle arie che Puccini presenta nel suo ultimo periodo. È un vero e proprio testamento spirituale e musicale del maestro. La Regione Toscana ormai da anni sostiene questa manifestazione, consapevole della sua originalità, perché un paese che organizza nelle sue varie articolazioni, assieme all'amministrazione comunale, un'opera come quelle di Puccini nel pieno centro di questo paese così magico e straordinario è qualcosa davvero di unico. È un'edizione particolarissima, impreziosita dalla presenza di Katia Ricciarelli, che dopo aver calcato i principali palcoscenici mondiali è riuscita ad arrivare ad Uzzano ed apprezzare anche il nostro palcoscenico, il palcoscenico naturale della nostra bella piazza, che tutti gli anni si trasforma in teatro naturale che accoglie l'opera. Tutto il paese sta accogliendo l'opera e il talento e la grazia del maestro Giacomo Puccini. Thank you.